Ha chiesto di parlare il senatore Coltorti, ne ha facoltà per 5 minuti. Cari colleghi, la comunità scientifica ha da tempo evidenziato l'importanza e intensità dei cambiamenti climatici, ma purtroppo c'è ancora oggi chi nega questa evidenza, portando a supporto il fatto che il clima è cambiato attraverso le aree geologiche e sono sempre avute oscillazioni climatiche. Molte persone aderiscono all'idea dei cambiamenti climatici perché colpiti dall'aumento dei fenomeni estremi che colpiscono le nostre città. Le evidenze principali giungono però dagli studi sulle calotte polari, dove i gas serra intrappolati nelle bolle d'aria all'interno del ghiaccio mostrano quantità di anidride carbonica e metano mai raggiunti negli ultimi 700.000 anni. Questo processo ha subito un'accelerazione enorme con l'era industriale e sino ai giorni nostri. È uno dei più importanti goal da raggiungere, ma anche uno dei più difficili, perché le variabili in gioco sono numerose e riguardano non solamente i singoli stati, ma l'intero pianeta. Ogni stato deve fare la sua parte, ma come possono gli stati che già hanno una ricchezza pro capita elevata chiedere ai paesi in via di sviluppo di interrompere la propria crescita? E non parlo solamente dei paesi del terzo mondo. Sino a 20 anni fa la stessa Cina o l'India erano paesi in via di sviluppo, a cui i paesi cosiddetti sviluppati portavano aiuti. La Cina, l'India e tanti paesi hanno velocità estremamente differenziate e dal loro interno ci sono ancora milioni di persone che vivono in condizioni di arretratezza ed aspirano a migliorare il proprio standard di vita. È impossibile negare queste prerogative dopo che i paesi occidentali hanno per decenni avuto uno sviluppo sfrenato e continuano ad averlo. Purtroppo i paesi che non intendono intervenire, tra i paesi che non intendono intervenire ci sono anche paesi con un'economia avanzata, come gli Stati Uniti per esempio, perché intraprendere iniziative che riducono gli effetti significa cambiare il modello di sviluppo industriale e comporta costi elevati. Per contrastare il cambiamento climatico sarebbe necessario un cambiamento culturale. Dovremmo ricordare ogni istante che il pianeta è interconnesso e quello che facciamo in un luogo si ripercuote ovunque. L'inquinamento della pianura padana, per esempio, viene portato dal vento verso sud, come gli incendi conseguenti alla distruzione della foresta equatoriale, che inducono un aumento della temperatura del pianeta non solo con la combustione, ma anche con la variazione dell'albedo. Il disboscamento ha indotto la formazione dei deserti, inesistenti fino a 8.000 anni fa, cioè prima dell'avvento dell'economia agricola e pastorale. Negli ultimi decenni il neoliberismo ha dettato le regole dello sviluppo, che si è quasi sempre manifestato con perdita di beni comuni. Il profitto del singolo non ha avuto freni ed è stato auspicato come soluzione di problemi economici. Ma mai come ora dobbiamo essere consapevoli che il disboscamento di aree immense di foresta, come sta avvenendo in larga parte del mondo, per realizzare monoculture, spesso dirette da singole multinazionali, oltre che distruggere interi ecosistemi a conseguenze letali per la resilienza dell'intero pianeta. E nuovamente in questi interventi l'economia neoliberista ha una responsabilità immensa. Dobbiamo essere consapevoli che si tratta di un compito enorme, ma ben fanno le giovani generazioni a ricordarci di iniziare a preoccuparci dei cambiamenti climatici. Si deve intervenire in maniera diffusa, con decisione e rapidità. Il rischio principale è lo scioglimento delle calotte glaciali, con un aumento del livello medio dei mari di decine di centimetri nell'arco di una vita umana. Città patrimonio dell'umanità come Venezia e tante altre città costiere, tesoro dell'umanità, verranno sommerse e distrutte. L'altro rischio elevatissimo è quello dell'aumento ancora più elevato dei fenomeni idrometeorologici estremi, con conseguenze enormi per le nostre città e reti infrastrutturali. Ci sono poi tante perdite che non sono secondarie, come il deterioramento della qualità dell'aria, dell'acqua, dei fiumi e dei mari. Siamo dunque chiamati a intervenire su due livelli, un intervento a lungo termine per allentare l'aumento medio della temperatura e questo prevede l'abbandono, prima possibile, delle energie fossili, a favore delle rinnovabili e sono felice di appartenere a un gruppo politico che sta facendo politiche mai viste prima in questa direzione.
Il rapido sviluppo delle tecnologie spero permetterà di abbattere le emissioni che influiscono sui cambiamenti climatici a lungo termine, anche se vorrei fossimo tutto consapevoli che il tempo a disposizione sono estremamente ridotti. Per mitigare gli effetti degli eventi estremi dobbiamo però intervenire capillarmente sul territorio, intervenendo sulla vulnerabilità delle strutture del costruito. Dobbiamo evitare di commettere gli errori del passato, ma dato che molti errori sono stati compiuti, purtroppo dovremo continuare a registrare per decenni eventi catastrofici associati a eventi estremi. Dato che il tempo a mia disposizione è scarso, l'ho fatto troppo lungo. È concluso già da un minuto. Sì, passo alla parte più importante. Ad esempio, abbiamo costruito ponti sottodimensionati la cui sezione è facilmente occlusa da un albero portato da una piena. Insomma, viviamo in un territorio fragile in cui dovremmo rivedere il costruito nella prospettiva che si verificheranno eventi eccezionali. Da questo punto di vista non dovremmo sperperare denaro pubblico per opere faraoniche di dubbio risultato, ma concentrarsi sul rendere resiliente il nostro territorio intervenendo capillarmente. Dovremmo inoltre cambiare leggi spesso regionali che aumentano un aumento del rischio. Deve concludere, senatore, sì, siamo a 7 minuti contro i 5 che aveva. Vogliamo frenare il cambiamento climatico, iniziamo da noi stessi, smettiamo di sprecare, iniziamo a dare importanza all'essere piuttosto che all'avere. Qualcuno potrebbe osservare che sul consumo di sempre maggiori quantità di beni è basato il nostro sviluppo economico. Purtroppo è vero, le persone devono essere consapevoli che la maggior parte di quello che viene prodotto comporta l'aumento di energia e la liberazione in modo o nell'altro di calore. No, basta lavorare fuori, meno, due righe, lavorare meno con più tempo per vivere la propria vita e occuparsi della propria felicità e quella altrui, lavorare tutti diminuendo l'assurdo divario tra chi ha tutto in estrema abbondanza e chi non arriva a fine mese. Vogliamo combattere il cambiamento climatico? Torniamo a rendere attuale questo slogan: lavorare meno, lavorare tutti, lavorare per la felicità e la gioia di tutti. Grazie.